Questa predicazione che oggi vi propongo è l'ultima che vi presento come pastore di questa comunità per questo periodo di tempo. Come ho già spiegato in altre occasioni, nel mese di luglio, se non ricordo male, o giugno-luglio. Non sarò più pastore della vostra comunità. Sabato scorso abbiamo presentato il nuovo pastore Roberto Iannò. Non sarò pastore perché nella ricomposizione degli incarichi che ci sono stati all'Assemblea, l'incarico di responsabile di gestione cristiana della vita ha implicato da parte dell'organizzazione della Chiesa, da parte della divisione intereuropea che sostiene l'Unione Italiana in questo settore, implica il fatto che chi si occupa di questo, la divisione intereuropea, ha detto deve essere un pastore e non deve avere un incarico ecclesiastico perché deve poter girare in tutte le chiese, deve poter lavorare in questo settore a pieno tempo. E questo è la condizione per la quale, la ragione per la quale ho dovuto accettare di non essere più coinvolto nella gestione della vostra comunità. Mi dispiace. Spero che nel nostro percorso insieme abbiamo potuto condividere degli elementi e degli strumenti importanti per la nostra fede, abbiamo potuto condividere delle esperienze che abbiano arricchito ognuno di noi nel nostro percorso. Io sono stato arricchito dalla vostra testimonianza, ricordo con piacere e con emozione diversi momenti che abbiamo avuto modo di vivere qui insieme e vorrei invitarvi, esortarvi a proseguire nel percorso che avete intrapreso, che è il percorso della disponibilità nei confronti del Signore, che è il percorso dell'ascolto gli uni degli altri, dell'ascolto della società in cui viviamo, dell'attenzione per poter capire quello che prima di tutto il Signore ci ha insegnato, quello che il Signore ci vuole proporre e quello che il Signore ci chiede di essere in questa società in cui viviamo. E per questo sapere anche discernere gli elementi positivi e gli elementi negativi, sapendo valorizzare ciò che di buono c'è, perché questo è importante, saper mettere in avanti le cose buone e saper anche riprendere, saper anche sottolineare quelle che sono le cose non buone, che esistono in tutti, anche in noi stessi. E il Signore ci aiuti anche a fare autocritica, a saper riconoscere quando sbagliamo. E che tutto questo possa rimanere nella nostra mente, nella nostra esperienza, in virtù, ricordandoci, in virtù del fatto centrale della parola che ci fa essere qui sabato dopo sabato, che ci fa essere persone che sono impegnate nella società, come vedremo dopo, nella vita quotidiana, che è l'amore di Dio che Dio ha avuto per ognuno di noi, quell'amore che Dio ha avuto per ognuno di noi e che ci ha salvati per la sua sola volontà di grazia. È solo perché Dio ha deciso di salvarci che noi siamo salvi, e per nessun altro motivo. Proseguiamo e con questo anche questo sabato, con questo messaggio e questa predicazione, concludiamo la nostra diciamo riscoperta o ripresa dei valori nei quali professiamo, quei valori che
dei valori che professiamo, nei quali crediamo, quei valori che abbiamo accolto, accettato nel momento in cui abbiamo accettato che la parola di Dio era il fondamento della nostra vita e ne abbiamo dato testimonianza attraverso il battesimo, la professione della nostra fede. Ricordo per quelli che magari ci seguissero via streaming che per 6 sabati abbiamo avuto modo di riprendere alcuni messaggi centrali della parola di Dio che fanno parte del patrimonio della Chiesa avventista, ciò in cui noi come avventisti crediamo. E oggi vorrei concludere questo percorso perché possiamo comprendere tutte le dimensioni che riguardano il nostro essere credenti, membri di questa comunità. Noi abbiamo visto che, appunto, come dicevo, la parola di Dio è il centro della nostra esperienza e abbiamo avuto modo di leggere diversi testi. Vorrei che vi ricordaste questo, che è fondamentale: la tua parola è una lampada al mio piede, una luce sul mio sentiero. È la parola che ci guida, la parola che ci aiuta a discernere, la parola che ci aiuta a trovare le risposte difficili o anche ci aiuta ad accettare i silenzi, quelle situazioni nelle quali non ci sono risposte, no? E ad accettare per fede che il Signore è dalla nostra parte. E noi abbiamo anche imparato da questa parola che e sappiamo nella nostra esistenza, nella nostra esperienza, che siamo tutti mortali e che prima o poi dovremo far conto con il decadimento, con la fine della nostra vita. Ma la parola ci dice che Dio ha fatto un dono ad ognuno di noi ed è la vita eterna in Gesù Cristo. E per questo noi siamo in grado, siamo avventisti, cioè siamo in grado di ricordare, di annunciare, di proclamare che il Signore viene. Noi aspettiamo nuovi cieli e nuova terra, non per noi, non per il piacere di affermare che noi siamo stati più bravi, più buoni. Noi aspettiamo nuovi cieli e nuova terra perché abbiamo sete e fame di giustizia, perché nel mondo in cui viviamo ci siamo resi conto che non abita la giustizia. Noi aspettiamo quei cieli e quella terra nei quali abiterà la giustizia. E in quel momento, ed è qui il punto fondamentale anche da comprendere, in quel momento, quando quel regno verrà, niente sarà più uguale ad oggi, niente. Non si può accedere a quel regno e quel mondo non potrà venire senza una trasformazione radicale, una trasformazione che inizia nella mente nostra, nel nostro riconoscimento e nel nostro attaccamento alla parola di Dio, ma che richiederà anche una trasformazione materiale, per cui i morti risorgeranno e quelli che saranno viventi, che non sono perfetti e sono perfetti solo per grazia di Dio, per il dono che Dio ha fatto, beh, anche quelli dovranno essere trasformati. Altrimenti il mondo non potrebbe essere un mondo di giustizia. E solo così, dice l'Apostolo Paolo nella prima epistola ai Corinzi, la morte sarà sconfitta. E nella nostra lettura della Bibbia abbiamo anche capito e scoperto che è solo così che il bene trionfa sul male e che non esiste un luogo nel quale il male continuerà ad esistere, perché Dio ha confinato i malvagi in un luogo di sofferenza eterna. Per la Bibbia questo concetto non esiste. Il mondo sarà trasformato, il male, dice l'Apocalisse, non ci sarà più, non sopravviverà. E questo è anche uno dei pregi della potenza di Dio. Dio è capace di distruggere definitivamente il male. È per questo motivo che noi
Abbiamo accolto la legge di Dio come una legge perfetta, che ci rende saggi, che ci rende adatti al servizio, che ci aiuta a capire attraverso i profeti qual è la sua volontà e che ci coinvolge nel cercare il bene comune, il bene di tutti. Noi abbiamo ricevuto il mandato attraverso lo Spirito Santo di operare attraverso i doni che lo Spirito ci dà per il bene di tutti. Noi non operiamo per noi stessi, per il bene di pochi. Noi operiamo per il bene di tutti, per il bene comune. Allora arriviamo adesso ai tre punti che rappresentano l'enunciazione della professione di fede, alla quale noi tutti come candidati al battesimo abbiamo risposto. Sono 13 questi punti, li ho sezionati un po' diversamente dal solito perché ho raggruppato secondo anche dei contenuti che avevano, e i tre ultimi sono il 9, l'11 e il 13. Il 9 riguardano tutte e tre l'esperienza della Chiesa come comunità, l'esperienza e il significato della Chiesa come comunità. Allora, il punto 9 dice: credi nell'organizzazione della Chiesa, è tua intenzione sostenerla con le tue decime, con le tue offerte, con il tuo impegno personale e con il tuo influsso? La Chiesa si è organizzata fin dall'origine, e fin dalle origini è stato volontà del Signore che potesse essere sostenuta, come vedremo, dalla generosità di ognuno, dall'impegno di ognuno, dall'influsso di ognuno. Il secondo punto che trattiamo questa mattina è il punto 11, che dice: conoscendo e comprendendo i principi fondamentali della Bibbia insegnati dalla Chiesa Adventista del Settimo Giorno, è tua intenzione, tramite la grazia di Dio, fare in modo che la tua vita sia in armonia con questi principi? Cioè, questo punto ci dice che la Chiesa si individua in un modo preciso, specifico, che ha una denominazione, e questa, appartenere a questa comunità significa anche assumersi la responsabilità di essere in armonia con questi principi. La Chiesa non è un luogo in cui c'è il qualunquismo, in cui ognuno fa quello che gli pare. La Bibbia non insegna questo. La Bibbia insegna che chi accetta i principi della Chiesa e fa parte della Chiesa è conseguente con questi principi e con l'impegno che assume. E vedremo anche questo, come la Bibbia ce lo presenta. Infine, credi che la Chiesa Adventista del Settimo Giorno sia la Chiesa del rimanente della profezia biblica, e che persone di ogni nazione, etnia, lingua sono accolte e invitate a farne parte? È tuo desiderio diventare membro di questa comunità locale come parte integrante della Chiesa mondiale? In quest'ultimo punto c'è un'idea essenziale, che la Chiesa non è solo una realtà locale, è una realtà universale. C'è l'idea che in questa universalità non viene escluso nessuno, non ci sono preferenze di genere, etnia, lingua, e che questa Chiesa rappresenta un nucleo di persone che hanno deciso di rimanere fedeli alla volontà di Dio attraverso tutto quello che poi abbiamo visto in precedenza, attraverso la fedeltà a quello che è inserito nella parola di Dio. Allora, riprendiamo questi punti uno per volta. Il punto numero 9, che riguarda la gestione della nostra vita, la gestione cristiana della nostra vita. Allora, il nostro manuale di Chiesa, che è il riferimento sulle nostre dottrine e che abbiamo letto di volta in volta, dice: noi siamo gli amministratori di Dio. Questa parola amministratore è importante perché è una parola che ritroviamo nella Bibbia. Perché è importante?
Perché l'amministratore del vostro condominio, se abitate in un condominio, non è il padrone del condominio. Amministra. E la Bibbia dice che ad un amministratore quello che si chiede è di essere trovato come? Fedele. Fedele. Quindi non siamo noi che comandiamo. Dio ha affidato tempo, opportunità, capacità, beni, ricchezze naturali, risorse della terra. Noi siamo responsabili nei suoi confronti, di lui che è il padrone, del loro corretto utilizzo. A me sembra un concetto bellissimo, che a volte non sottolineiamo e non ricordiamo. Non solo riguardo ai nostri soldi, ai nostri beni, ma riguardo proprio al nostro comportamento nel mondo, nella società, alla responsabilità che dobbiamo avere. Noi riconosciamo la sovranità di Dio mediante un leale servizio offerto a Lui e ai nostri simili, mediante la restituzione della decima e dell'offerta per la predicazione del Vangelo, il sostentamento e lo sviluppo della Chiesa. Queste sono le ragioni per le quali noi mettiamo insieme una parte dei nostri beni e li condividiamo nella Chiesa. La gestione cristiana della vita, prosegue questo punto, è un privilegio offertoci da Dio per coltivare l'amore e riportare la vittoria sull'egoismo e l'avidità, che sono quelli che poi hanno tradito e che tradiscono ogni volta l'esperienza cristiana. Noi abbiamo ricordato durante la scuola del sabato come la Chiesa, come il popolo di Israele, perché sono stati vittime dell'egoismo e dell'avidità, hanno smesso di praticare la giustizia, di essere dei buoni amministratori fedeli come Dio chiedeva. E questo è successo nella storia, e Dio ha dovuto ogni volta ricominciare, mandare profeti, mandare persone a risvegliare la Chiesa per trasformare il messaggio che lui aveva dato e che è stato tradito dagli uomini. L'amministratore del Signore si rallegra delle benedizioni che gli altri ricevono come risultato della sua fedeltà. E se vi ricordate, nelle riflessioni precedenti abbiamo avuto modo di leggere un testo, il testo della Genesi, quelle parole che Dio rivolge ad Abramo e che dice: attraverso il tuo popolo in te saranno benedette le nazioni. E l'equivoco maggiore è pensare che seguire il Signore, fare la volontà di Dio, comporti una benedizione per noi e basta. No. Noi siamo dei canali di benedizione per gli altri attraverso l'osservanza della volontà di Dio. Noi siamo delle benedizioni per gli altri, e questo ce lo dovremmo chiedere da amministratori. Siamo noi una benedizione per chi ci circonda? E quando, come abbiamo avuto modo di leggere nel momento della storia dei bambini, del messaggio ai bambini, Dio ha preso l'uomo e l'ha messo nel giardino, è chiaro che la sua responsabilità era una responsabilità da amministratore. Il custode o colui che lavora non è il padrone. E Paolo, nel libro delle cronache viene detto anche da parte di Salomone quando parla nella sua preghiera a Dio e quando prega dopo che è stato costruito il Tempio, dice: ma com'è possibile che io pensi che questo Tempio che ho costruito sia un mio merito? Dice Salomone: perché chi sono io e chi è il mio popolo che siamo in grado di offrirti volontariamente così tanto? A volte noi ci vantiamo anche della nostra generosità, ammettiamolo. Io sono generoso e per cui gonfio il petto e dico: ma guarda come sono bravo. Vi ricordate il fariseo come pregava? No? Guardava il pubblicano e diceva: io ti ringrazio Signore perché io sono generoso, e lui è un poveraccio, un povero diavolo. Noi facciamo anche, non perdiamo occasioni per
per tradire il mandato di Dio. Cioè noi facciamo anche di atti come la generosità motivo di peccato, diventiamo orgogliosi della nostra generosità. E Salomone qui dice: chi sono io e chi è il mio popolo che siamo in grado di offrirti volonterosamente così tanto? Perché? Perché dice: poiché tutto viene da te e noi ti abbiamo dato quello che dalla tua mano abbiamo ricevuto. Quindi anche quando siamo generosi, che merito abbiamo? È venuto tutto da Dio. È venuto tutto da Dio. E noi spesso ce ne dimentichiamo. Noi spesso ci dimentichiamo questo. E Paolo collega l'idea della generosità nella lettera ai Corinzi con un altro elemento molto importante, che è stato praticato dalla Chiesa, che viene descritto nel Nuovo Testamento. Allora, ora fratelli, vogliamo farvi conoscere la grazia che Dio ha concessa alle Chiese della Macedonia, perché nelle molte tribolazioni con cui sono state provate, la loro gioia incontenibile e la loro estrema povertà hanno sovrabbondato nelle ricchezze della loro generosità. Infatti, ne rendo testimonianza. Hanno dato volentieri, secondo i loro mezzi, anzi, oltre i loro mezzi, chiedendoci con molta insistenza il favore di partecipare alla sovvenzione destinata ai santi. Erano poveri, erano in difficoltà, erano perseguitati. E nonostante questo, hanno voluto partecipare oltre i loro mezzi alla sovvenzione destinata ai santi. E non soltanto hanno contribuito come noi speravamo, ma prima, e questo è un punto cruciale, ma prima hanno dato se stessi al Signore. Non ci può essere generosità senza prima il dono della nostra persona, della nostra vita al Signore. E donare la propria vita al Signore, donare se stessi al Signore, significa anche a volte rinunciare a delle prese di posizioni che ci fanno sentire bene, sicuri. Ma il Signore può sconvolgere la nostra vita in qualunque momento. È il significato della conversione. Hanno dato se stessi al Signore e poi a noi, per volontà di Dio. Ma siccome abbondate in ogni cosa, in fede, in parole, in conoscenze, in ogni zelo e nell'amore che avete per noi, vedete di abbondare anche in quest'opera di grazia, dice Paolo ai Corinzi, presentando loro l'esperienza dei Macedoni. E io queste cose non ve le dico per darvi un ordine, ma per mettere alla prova, con l'esempio dell'altrui premura, anche la sincerità del vostro amore. Infatti, voi conoscete la grazia del nostro Signore Gesù Cristo. E guardate come la generosità di Dio in Gesù Cristo è essenziale, è centrale sempre. Il Signore Gesù Cristo, voi conoscete la sua grazia, il quale, essendo ricco, si è fatto povero per voi, affinché, mediante la sua povertà, voi poteste diventare ricchi. Gesù Cristo, che era ricco, che era il creatore del mondo, l'onnipotente, si è fatto povero, perché attraverso la sua povertà noi potessimo essere ricchi. La buona volontà, quanto c'è, è gradita in ragione di quello che uno possiede. Guardate anche l'equilibrio del messaggio che troviamo nel Nuovo Testamento. Infatti, non si tratta di mettere voi nel bisogno per dare sollievo agli altri, ma di seguire un principio di uguaglianza. Nelle attuali circostanze la vostra abbondanza serve a supplire al loro bisogno, perché la loro abbondanza supplisca altresì al vostro bisogno, affinché ci sia uguaglianza. E questo è uno dei modi nei quali noi dobbiamo leggere nella Bibbia gli inviti a essere generosi nelle decime e nelle offerte. Vi ricordate? Non l'ho messo qui, ma ve lo ricorderete sicuramente. Portate alla casa del tesoro le decime e le offerte e vi farò vedere come ci sarà, se non apro le caterate dei cieli, ci sarà abbondanza di benedizioni per voi. Noi abbiamo pensato a questo e abbiamo detto: io do a Dio così Dio mi dà i soldi indietro.
A volte lo abbiamo fatto questo ragionamento. In realtà, lì viene stabilito un principio importante, che è quello di dire: non abbiate paura di essere generosi. Perché quando sarete generosi, Dio è capace di fare in modo che dalla vostra generosità ci sia ricchezza per tutti, per voi e per gli altri. Questo è il messaggio della parola di Dio. E questo si è realizzato anche nella storia. Tutte le volte che una società è stata generosa, ha pensato agli ultimi, ha aiutato gli ultimi, quella società è fiorente e si è arricchita. Quando le società invece sono state egoiste, hanno voluto trattenere e le persone hanno detto: no, voglio tenere per me, non me ne importa niente dei poveri, degli ultimi, in generale nella storia quelle società hanno fallito. Questo dobbiamo averlo presente, il principio di Dio, le regole di Dio valgono ancora oggi, anche per coloro che apparentemente non ci credono, non ci vogliono credere, la generosità viene ripagata da Dio. Questo significa che noi possiamo essere testimoni in questo mondo, come rimanente, come quel resto di persone che credono veramente in quello che Dio dice, attraverso la testimonianza della loro generosità. E dice il manuale di Chiesa, in questo punto che riguarda il rimanente e la sua missione: la Chiesa universale è composta da tutti coloro che credono veramente in Cristo. Ma negli ultimi giorni, in un periodo di generale apostasia, in cui Dio non viene più riconosciuto come tale, un rimanente è chiamato a osservare i comandamenti di Dio e a preservare la fede di Gesù. Questo rimanente annuncia che è giunta l'ora del giudizio, proclama la salvezza in Gesù e annuncia la sua imminente seconda venuta. Questa proclamazione, simboleggiata dai tre angeli di Apocalisse 14, coincide con l'opera del giudizio in cielo e ha come risultato un'opera di ravvedimento e di riforma sulla terra. Ogni credente è chiamato a partecipare personalmente a questa testimonianza di portata mondiale. In questa riflessione c'è l'idea di un resto. Ci dobbiamo ricordare che l'idea del resto è un'idea che c'era già nell'Antico Testamento, che Dio ha salvato un resto dall'esilio a Babilonia, ma quel resto non lo ha salvato da un mondo malvagio, lo ha salvato da se stesso. Perché chi è che era malvagio e che finì a Babilonia? Il popolo che aveva tradito il mandato di Dio. E questo è anche il messaggio del rimanente: c'è un rimanente all'interno del popolo di Dio che ha tradito il mandato iniziale. E questo rimanente è quello che mantiene la sua fedeltà, che osserva i comandamenti di Dio e custodisce la testimonianza di Gesù. Quello che porta all'umanità il messaggio che Dio è ancora il Signore dell'umanità, che è il Creatore, che è colui che ci fa esistere. E per brevità non vi rileggo il messaggio dei tre angeli, vi invito ad andare a leggere Apocalisse 14 da 6 a 9, ma leggiamo il versetto 12 che dice: qui è la costanza dei santi che osservano i comandamenti di Dio e la fede in Gesù. La costanza di continuare a credere che la volontà di Dio è un bene per il mondo. Non di credere che io debba sbattere in faccia agli altri i comandamenti, ma che devo viverli per far capire agli altri che Dio è capace, Dio regna ed è capace di trasformare il bene in male, che attraverso di Lui si può vincere il male con il bene. Per far capire che Dio ci ama e attraverso Gesù Cristo ci salva, ci redime. Questo è fondamentale, è importante. Questa è la costanza che dobbiamo avere. Infine, l'ultimo punto riguarda l'unità del corpo di Cristo. La Chiesa è un corpo con molte membra, chiamate da ogni nazione, tribù, lingua e popolo. In Cristo noi siamo una nuova creatura, senza distinzioni di etnia, cultura, livello di istruzione, nazionalità, differenze di classe sociale fra ricchi e poveri, o maschi o fra maschi e femmine, non devono rappresentare motivi di divisione. Siamo tutti uguali in Cristo, che mediante un unico spirito ci ha unito a tutti e gli uni con gli altri. Dobbiamo servire e essere serviti senza parzialità o riserve.
Per mezzo della rivelazione di Gesù Cristo nelle Scritture diventiamo partecipi della stessa fede e della stessa speranza e ne rendiamo testimonianza a tutti. Questa unità ha origine nell'unità del Dio uno e trino che ci ha adottati come suoi figli. Quando noi ci attacchiamo a motivazioni dottrinali, a motivazioni di genere, a motivazioni... Certo, dobbiamo essere fedeli, coerenti, dobbiamo ricercare la verità di Dio, ma quando noi ci attacchiamo a una serie di elementi che servono a dividere, a creare divisioni, noi stiamo tradendo il mandato. Noi dobbiamo ricordarci che l'unità della Chiesa per la quale ha pregato Gesù Cristo trova le sue fondamenta e le sue ragioni nell'unità di Dio. E Gesù lo dirà fortemente, dice: non prego soltanto per questi, ma anche per quelli che credono in me per mezzo della loro parola, che siano tutti uno. E come tuo Padre sei in me, scusatemi, e come tuo Padre sei in me, e io sono in te, anch'essi siano in noi, affinché il mondo creda che tu mi hai mandato. Io ho dato loro la gloria che tu hai dato a me, affinché siano uno come noi siamo uno. Io in loro e tu in me, affinché siano perfetti nell'unità. Affinché il mondo conosca che tu mi hai mandato e che li hai amati come hai amato me. L'unità è anche un segno dell'amore di Dio, un segno della potenza di Dio che sa trasformare una realtà divisa in una realtà unita, che sa trasformare persone con individualità specifiche in un corpo nel quale ogni membro è capace di trovare il proprio ruolo. L'Apostolo Paolo dirà: se dunque uno è in Cristo, egli è una nuova creatura, le cose vecchie sono passate, ecco, sono diventate nuove, e tutto questo viene da Dio che ci ha riconciliati con sé per mezzo di Cristo e ci ha affidato il ministero della riconciliazione. Fratelli e sorelle, la capacità di stare insieme, anche se veniamo dai quattro angoli della terra, è un enorme segnale della nostra costanza nella fede in Gesù Cristo, nella capacità di andare al di là delle divisioni umane per essere dei figli di Dio, tutti quanti insieme. E l'Apostolo Paolo dice: tutto questo viene dal fatto che siamo stati abbeverati di un solo spirito, 1 Corinzi 12:12. E ai Galati dirà: infatti voi tutti siete stati battezzati in Cristo, vi siete rivestiti di Cristo, non c'è qui né giudeo né greco, né schiavo né libero, né maschio né femmina, perché voi tutti siete uno in Cristo. Guardate la forza di questa parola in un mondo che veniva diviso. Ricordiamoci anche i contesti in cui vengono pronunciate queste parole dell'Apostolo Paolo. E allora l'esortazione è: sforzatevi di conservare l'unità dello Spirito con il vincolo della pace. Vi è un solo corpo, un solo spirito, come pure siete stati chiamati a una sola speranza, quella della vostra vocazione. Vi è un solo Signore, una sola fede, un solo battesimo, un solo Dio e Padre di tutti, che è al di sopra di tutti, fra tutti e in tutti. Noi a volte perdiamo di vista questa unità di Dio, questa unità a cui ci invita la sua parola, e così facendo perdiamo anche la forza di una testimonianza rispetto alla capacità di riconciliare il mondo, come Dio ha riconciliato il mondo con se stesso. Noi dobbiamo essere degli uomini e delle donne per la riconciliazione del mondo, perché c'è un solo Dio, Padre di tutti, al di sopra di tutti, fra tutti e in tutti. Che il Signore ci benedica. Amen.
Side by side we stand, awaiting God's command, worshiping the Savior King, living by His grace and moving on in faith. Brothers in that we see how strong. Cercate prima il regno e la giustizia di Dio, e tutte queste cose vi saranno date in più. Gesù ha trascorso buona parte del suo tempo sulla terra cercando di insegnarci e mostrarci le caratteristiche di questo regno. E quando riusciamo ad analizzare i fatti nel contesto dell'eternità, diventa più facile comprendere il regno di Dio e la distanza che in questo momento ci separa da esso, se noi viviamo ispirandoci ai valori di oggi, di questo mondo. Chiediamo quindi a Dio di poterci mostrare quello che è il nostro potenziale di bene, in modo che i nostri cuori possano essere concentrati sull'eternità, ma allo stesso tempo godere anche qua del regno di Dio. Preghiamo. Caro Signore, caro Dio, caro Padre, innanzitutto ti ringraziamo perché
vogliamo offrirti, oltre che i nostri cuori, oltre che la nostra vita, oltre che la nostra disponibilità a vivere in sintonia con te, anche queste nostre offerte. Aiutaci a comprendere quanto sia importante amministrare al meglio quello che tu ci hai affidato. Aiutaci ad avere sempre fisso gli occhi a Gesù, al suo ritorno, all'eternità, ma che possiamo godere anche di questa eternità anche oggi qui. E che queste benedizioni possano essere di contagio a chi ci sta vicino, a chi vive vicino a noi. Grazie per il dono della vita. Noi ti chiediamo di perdonarci perché non siamo in grado di poter fare la tua volontà e a volte non riusciamo a comprenderti, ma abbiamo una tale fiducia in te che per ognuno di noi tu hai già, con il nostro consenso, hai già previsto una strada, un cammino dove possiamo parlare di te. Grazie per il tuo perdono e grazie per il dono del sabato, nel nome di Gesù. Amen. Amen. Riprendo ancora una volta la benedizione di Colossesi che troviamo al capitolo 3, al versetto 12, in cui Paolo dice: «Vestitevi dunque come eletti di Dio, santi e amati, di sentimenti di misericordia, di benevolenza, di umiltà, di mansuetudine, di pazienza. Sopportatevi gli uni gli altri e perdonatevi a vicenda se uno ha di che dolersi di un altro, come il Signore vi ha perdonati. Così fate anche voi. E al di sopra di tutte queste cose, vestitevi dell'amore, che è il vincolo della perfezione. E la pace di Cristo, alla quale siete stati chiamati per essere un solo corpo, regni nei vostri cuori. Amen». Bene, un cordiale saluto a chi ci ha seguito in streaming. Questa è stata la mia ultima predicazione qui a Cesena come pastore della Chiesa. Vi ringrazio per averci seguiti in questi anni e vi auguro di proseguire nella conoscenza del Signore e nella fiducia che Egli può trasformare le vostre vite. Saluti a tutti. Si verrà, tornerà nella sua gloria.
si verrà. Me lo dice l'Evangelo che Gesù presto dal cielo con le angeliche regioni tornerà. Quando un canto d'alleluia echeggerà, si vedremo Cristo scendere dal cielo. Molto allegro anche, perché va molto più veloce. Si verrà.